Bella a tutti ragazzi, qui Ron, siamo venuti a questo nuovo video sul mio canale. Come da promesso nel precedente video, però cazzo, ovvero, cioè no, ovvero, no, no cazzo video, cioè, ovvero il, scusate mi servono tutti, ovvero il live su GTA 5 online. Aspettate che c'è tutto un bug qui, aspetta un secondo, ok, uno dei tanti. Siamo sulla beta di Battlefield 4, come ben, come spero abbiate già notato, perché se non l'avete notato è abbastanza grave, mi preoccuperei. Faccio subito vedere una cosa carina delle, tra le interazioni del gioco. Vi potete ad esempio chiudere in questi container per ripararvi, poi aprire a sorpresa e mandare e fregare un nemico, per esempio, provare. Che se il nemico ha un minimo di intelligenza in più vedrà che avete aperto il container e quindi ve la metterà nel di dietro. Ovviamente faccio un bel kill assist. Allora, complessivamente sono soddisfatto, però tengo a fare una parentesi per chi guarda questo video, ovvero che la beta, come ben si sa, è differente da una demo. Perlomeno la differenza sembra scontata, ma non lo è, perché il prodotto quello è, la funzione è quella, però ha uno, diciamo, uno scopo diverso. Ovvero la demo è anche, cioè la demo di solito sono uno o due livelli, comunque un livello base al gioco, ma sono ben fatti, sono pronti comunque dal gioco, già pronto, diciamo. Mentre diciamo che what? Mentre io direi che nel caso, mentre direi proprio come nel caso del, nel caso del, della beta, si parla di prodotti non finiti, e appunto voglio dire di non dirmi che mancano texture, perché lo so benissimo, mancano anche pezzi di struttura, se è per questo, cioè se ve li riuscissi a trovare per farveli vedere, ovviamente sto facendo una partita di merda, quella di prima che non ho registrato, ho fatto un punteggio buono. Mi sembra giusto, cambiamo un po' classe. Comunque la classe che avevo poco fa è quella che mi è piaciuta di più, perché è la che ha meno squilibrettezze, se così si può dire. Anche perché, come ben sapete, io ho la serie di People Su Rulers, che anche ne parlerò dopo, perché devo dire una cosa su di essa, e quindi un minimo ne capisco, e vorrei dirvi che ci sono molto, cioè però le armi che ci sono di base, quindi questi XM8, MX8, una cosa del genere, è quella sottospecie di AK. Oh, con calma però, che cazzo, che è sto combinato di benvenuto maligno. Allora, devo dire che è davvero davvero un bilanciamento orrido per ora, ma non giudico più di tanto, perché c'è sempre quel fatto che ho detto del che è una beta, ma ci ho fatto tutto sto bordello per salire. Coglione. Sì, e niente, questo qua. L'arma di poco fa, che era una M13 leggera, forse la meno squilibrata e la più potente, almeno fino a questo momento. Per il resto mi sembrano molto imprecise, davvero molto imprecise. In culo sì, è diminuito, molti mi hanno anche fatto notare, ma per quanto riguarda la potenza sono davvero, ma davvero scarse. Ora io ce l'avrei anche un po' nel culo, però. Allora, sinceramente volevo fare una partita per farvi vedere anche un po' di veicoli, però non l'ho potuta prendere. Adesso mi scusi intanto perché ho interrotto di parlare così a random. Però stavo dicendo, ovviamente a livello di gameplay non è cambiato tantissimo, perché è sempre un FPS. Però comunque a livello di modifiche ce ne sono a centinaia, che non riuscirò nemmeno a dirvi tutte, soprattutto molte non ci sono. Per quanto riguarda il fatto di poco fa che ho detto che mancano le texture, sì, mancano molte texture, perché comunque, come detto ancora all'inizio, che ho sempre interrotto il discorso, le beta non sono prodotti finiti, sono prodotti incompleti, e quindi appunto per questo mancano ancora molte cose al gioco. Sì. Niente, tutto qua ragazzi, quindi ovviamente il gioco non è per niente, non è bello allo stato attuale. Cioè, per carità, a me piace comunque, perché si vede che è ben fatta, che sarà un bel gioco, però diciamo per quello che ci viene mostrato ora è davvero, ma davvero, 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 ma davvero, ma davvero tanto incompleto.
Sono un po' come un topo chiuso in gabbia. No! 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 Ah! Adesso qualcuno mi giudicherà perché ho usato l'RPG. Beh, vaffanculo. L'RPG è in gioco e io lo uso. Fotte seghe se mi dite che sono camper. Scusa. La partita sta finendo, signori miei. Io non ho fatto vedere un cazzo praticamente, perché è durata molto poco. Comunque devo dire che in complesso ci sono tante modifiche. L'Evolution si vede, tutte queste modifiche si vedono. Il gioco non è pronto, come ho detto, ma si vedono i veicoli migliorati. Comunque e il battle pack, che poi comunque io sto dicendo un po' di cose che ho detto in quel video, poi magari andate a vedere, lo rimetto un'altra volta in questo istante, perché davvero approfondito potete capire davvero cosa c'è in questa beta. E quindi battle pack, come si chiamano, non me lo ricordo, le classi di perk, tra virgolette, chiamiamole così, hanno un nome in inglese nel gioco, diciamo in inglese. E bello 2. Che bello, sono pazzo. E niente, esco un secondo, voglio dirvi due cosette sul gioco, perché visto che in partita mi distracco, le dico ora. Allora, comunque, diciamo che c'ho tante cose che sono state modificate, le riassumo in breve, come andate a vedere quel video. Appunto, a partire dal battle, che è stato collegato totalmente, appunto, è un tutt'uno col gioco. E poi l'Evolution, che ne ho parlato, comunque ne hanno parlato per tantissimo quelli della DICE, che appunto questa nuova diciamo parte del Frostbite 3, ovvero la distruzione di massa ancora più che in Battlefield 3, a partire comunque anche dalla modifica delle armi, della personalizzazione, che non vi ho potuto fare vedere, ma è davvero fatta bene. Soprattutto si avvicina molto ai canoni di Medal of Honor Warfighter, che comunque è un gioco DICE, e quindi non è copiato, per favore, perché ci credo che qualcuno mi scrive è copiato. Per non parlare comunque del fatto che la beta su console fa cagare, lo dico apertamente. Infatti se dare questo giudizio da un PC gamer, vi darà un giudizio molto più positivo rispetto a quello che vi posso dare io, perché io, a me è piaciuta, però per quello che ho provato e come l'ho provato fa schifo. Perché? Perché su console, quindi PlayStation 3, Xbox 360, essendo console vecchie ormai, per questo tipo di giochi così sviluppati a livello, diciamo, grafico, tecnico e cose varie, non le regge. Quindi la beta è molto leggera, anche il gioco non sarà eccezionale da far girare su queste console. Appunto per questo sono giochi ottimizzati per le console next gen, come giusto che sia ormai nel 2013/2014. Appunto per questo la versione su PC è molto più pesante, quindi già ci indica in partenza che ci sono più cose. Ma ve lo dico io, infatti, per esempio le moto d'acqua su questa beta, sulla beta console, anche se questa qua su PlayStation 3, ma in generale anche su Xbox 360, non sono presenti come molte altre cose, i chopper, insomma gli elicotteri d'attacco per gli ignoranti, e non sono presenti, appunto perché è più leggera e mancano molte cose. Comunque là molte texture ci sono, al contrario di qua, che sembra che ci siano, che sia ancora un progetto primitivo del gioco. E niente, non vi dico altro, perché comunque mi verrebbe difficile adesso parlarne così. Andate a vedere il video. E niente, dai, non ti sei tutto, lasciate un mi piace. Presto un nuovo episodio di Weapon Rule, dove parlerò di una cosa un po' particolare, appunto, sulla serie. E niente, dai, non ti sei tutto, di nuovo lo ripeto due volte per sicurezza. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, passate dalle fanpage, anche se tanto lo dico nell'altro, quindi non so perché lo dico sempre, mi sento abbastanza stupido, però ok. Quindi iscrivetevi, lasciate un mi piace, commentate dando feedback positivi, negativi, quello che cazzo vi pare. Niente, noi ci becchiamo in un prossimo video su Battlefield 4, su GTA 5, su, non lo so, su Battlefield 3 per le recensioni. Insomma, ci becchiamo nei prossimi giorni. Bella raga.
Salve a tutti ragazzi, sono ancora io. Se il video vi è piaciuto lasciate un piace, iscrivetevi al canale e andate a vedere se ci sono altri video che vi interessano tra quelli diciamo che ho fatto. Lasciate un commento, una critica positiva o negativa per aiutare a migliorare i miei video e soprattutto passate dalle fanpage di Facebook e Twitter che sono qui sotto la mia faccia. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima, ciao!